Buongiorno, come state? Oggi ci vediamo con una persona, una psicoterapeuta che a me sta molto a cuore. E con lei parleremo di un argomento delicato che sono le paure. Da quando noi percepiamo che c'è qualcosa che non va e che quindi per noi non sarà facile diventare mamme ed avere nostro figlio, da lì iniziano una serie di turbe, di paranoie, di preoccupazioni. Quindi come andrà l'incontro con il medico, come andrà quell'esame, come andrà l'antimulleriano e dopodiché man mano arriviamo alla stimolazione. Ho paura che i farmaci mi facciano qualche effetto collaterale, ho paura che mi facciano ingrassare, ho paura che mi innervosiscano. E da lì pick up, transfer, e se poi va male inizi con le isteroscopie, insomma, di paure ce ne stanno tante. La cosa importante è razionalizzarle. Vediamo un attimo con Barbara Donadoni come possiamo razionalizzarle, perché io non lo so, non ho mai razionalizzato nulla. Eccola! Buongiorno. Tutto Come stai? bene. Accennavo che quindi le paure possono essere tantissime. Chi si focalizza più su alcune, chi più su altre. Però l'importante sarebbe fermarsi, capire cosa c'è dietro a quella paura e cercare di razionalizzarla il più possibile. È così? Sì, volevamo anche concentrarci Antonella. un attimo sulla paura degli esami, appunto, di magari qual è stato il momento più pauroso per ciascuno di noi, ecco, che forse viene ancora meglio. Allora, ho proprio pensato a una carrellata di paure che arrivano proprio fin dall'inizio, ancora prima di quando si annusa che si andrà a fare Esatto. anche solo il primo esame, fino poi addirittura appunto anche della paura del transfer Certo. e avevate già accennato anche alla gravidanza dopo, no? E quindi ecco, e poi Ciao soprattutto Vale. come si affronta, quindi mi veniva un po' in mente di poter pensare di fare una carrellata di quelle che sono le paure, soffermarsi su quelle che magari sono quelle più forti per noi e arrivare poi un pochino al come si affrontano, no? In modo tale che ci portiamo anche a casa anche soltanto qualche spunto di riflessione. Già la paura più grande c'è quando c'è quel sesto senso. Quel sesto senso che mi fa dire che non sta arrivando, forse si ha un po' più paura di dire ok, perché c'è quel salto di quell'esame in più che si inizia a fare, spesso è anche, anche l'esame maschile, no? Che desta anche qualche, oltre che paura, qualche preoccupazione rispetto anche all'imbarazzo, piuttosto che il compagno sarà collaborante, inizia proprio a delinearsi quello che poi è il percorso di PMA, che è un percorso di coppia. La paura appunto di tutti gli esami che ci vengono fatti, da quelli più semplici da un punto di vista fisico, che può essere il prelievo, piuttosto che a quelli poi che man mano nel percorso possono diventare anche più Più dolorosi e invasivi. visibili. Però ogni tanto c'è questo, chissà se sopporterò il dolore, la paura quindi di andare incontro e la contraddizione mia in quel momento del mio paradosso interno, no? Dove non vedo l'ora che venga fatto e che possano prendere tutti gli oggetti possibili e immaginabili, perché più ne prendono e più c'è Certo. possibilità, ma dall'altra parte anche la paura del io cosa starà succedendo a me, farà male se non c'è sedazione profonda. In sedazione è proprio il lasciarsi andare, è comunque vissuto come un intervento. E lì le paure sono tantissime, perché è vero che è la paura del mi addormentano, il farmaco, sarò uno di quei casi di allergia, piuttosto che quanti riusciranno a prelevarmi gli ovetti? Quanti? C'è quel salto ed è un saltone questo pezzo, perché forse è il nodo del percorso di PMA, il rapporto umano che in quel momento ti fa sentire che puoi essere anche un pochino rassicurata. Rassicurata non significa che ti devono fare uno spiegone di 1 ora e mezzo che tu devi andare sotto, significa anche solo quella mano sulla spalla, il sono qua quando ti risvegli. Sì, ma non lo fanno. A volte sì, a volte no. È capitato, devo ammettere che nei vari racconti, eccetera, a volte è capitato di sentire questo rapporto di vicinanza, a volte no, e lasciarsi andare, vedo anche nei commenti, è proprio quello, cioè il perdere il controllo e su una cosa che paradossalmente ci ha mandato in shock, perché la diagnosi, insomma, il sentire che il nostro desiderio viene un attimo
bloccato, paralizzato, che c'è quella fase di definizione del nostro percorso e quindi del nostro percorso di diagnosi che ci terrorizza, perché ogni volta c'è la domanda: sarò capace? Potrò? Ci saranno possibilità? In quel momento lì della sedazione è proprio il congiungimento astrale di tutte queste cose. E quando mi risveglio è un risveglio che è faticoso, perché poi avrai il tuo verdetto ogni volta, spesso da sola, perché appunto essendo poi in una sala operatoria, spesso poi in alcuni centri non si torna subito nella stanza dal proprio compagno, ma si sta in una stanza anche tutte insieme e poi si raggiunge. Quello quindi... per fortuna no, stavo sempre in camera quando mi svegliavo. Senti, leggiamo intanto qualche commento, sì, se no ce li perdiamo. Allora, la prima, oltre tutti i saluti, Desi, che scrive: vero, è la prima paura, io me la sentivo... ricordo che lo dissi a mia mamma, che sicuro c'erano problemi, penso del non riuscire ad avere figli facilmente. Con l'anestesia ho sempre male, avevo il terrore. Ah, anche tu? Beh, ogni volta tremavo e dovevo farmi il calmante in vena. A dire, no, a me non me l'hanno mai fatto, perché me la tenevo per me. Io ho fatto 3 pick up senza anestesia, ho sempre avuto il terrore del dolore. No, ho paura a chiederti com'è andata, Angela. Ma io rompevo le palle a tutti, l'anestesia mi pick up, mi vedeva già e rideva, l'anestesista, mi vedeva e già rideva perché prendeva appunti, perché magari ha avuto lo stesso. Io mi ricordo le prime 3, uno che tra l'altro sotto anestesia, quando mi svegliai in camera, venne il ginecologo del centro e mi disse: ah, oggi ci hai fatto ammazzare dalle risate in sala operatoria. Faccio: perché? Perché hai detto quanto è bello l'anestesista. Quindi io questo me lo sono ritrovato altre 2 volte. Sì. E proprio non gli parlavo, ero proprio, guarda, mi era preso un colpo per questa cosa. Tra l'altro era un ragazzo bellissimo, è vero. E poi però le altre cambiavano sempre, quindi non ho mai trovato persone carine. L'ho trovata un anestesista che mi faceva le carezzine in testa, è vero, ma lì stavo per fare il raschiamento, era tutta un'altra situazione, e lì allora sicuramente gli avrò fatto più tenerezza. Ma per i pick up sono molto più sbrigativi, cioè almeno a me dicono: dai, su, che ti fai una bella dormita e ti rilassi. È vero, ma questo poi lo sento dire anche dalle donne, nel senso che poi a volte c'è chi dice: è la dormita più bella che mi sono fatta, perché poi vai giù come una piomba dopo qualche tempo. È anche vero quello che stai dicendo tu, cioè forse è anche imbarazzante, abbiamo anche quella cosa del c'è quel momento in cui mi sto risvegliando che chissà che cosa dico, e quindi e la difficoltà è spiacevole per ciascuno di noi pensare di non essere sotto lucidità e chissà cosa sto dicendo e se sto dicendo qualcosa di compromettente. Molte mi dicono che hanno paura di fare le puzzette durante il pick up mentre dormono e che quindi stanno malissimo, ma in tanti, Cioè, metà libro, ogni volta che chiacchieravamo diciamo: Madonna, sempre quest'ansia qui. Non è carina, però come la gestisci? Sentiamo Barbara come gestisce la puzzetta durante il pick up. Dicela. Ma a me verrebbe più da prendere sul fatto che se proprio dobbiamo andare su quel fronte, nel percorso di PMA impariamo anche a disinibirci molto, nel senso che cioè, spesso anche nei centri, quando c'è il monitoraggio, sono monitoraggio sempre sotto persone diverse, cioè diciamo che lo spogliarci piuttosto che essere un po' più spregiudicate perché faremmo la qualunque cosa, no? E quindi diventiamo magari ostinate, oppure appunto, no, io comunque battevo casa perché volevo quello che volevo, le puzzette, ma anche il discorso che ieri appunto parlavate del transfer, della vescica piena, c'è anche chiedere una padella post transfer perché non ce la posso fare ad aspettare, e tutto quel pensiero del no, però se sto contratta magari poi l'embrioncino se ne va, allora forse è meglio che faccio la pipì, ma ho vergogna a chiedere, cioè non è così semplice gestirla. E anche sul appunto senza sedazione, parlando con i medici, con le ginecologhe, i ginecologi che ho incontrato, perché poi io li vivisezione e li interrogo. Li vivisezione? Loro... Sì, nel senso che cerco di capire bene, già che ce li ho sotto faccio le domande che ci servono, e anche loro in realtà hanno le loro paure, nel senso che anche loro spesso non se la vivono bene comunque a poter operare e fare un pick up su una persona che comunque è sveglia ed è cosciente, sapendo comunque curare
un dolore rispetto a avere una persona sotto con una sedazione profonda e sentirsi liberi. Ma certo, soprattutto la persona sveglia e vigile può muoversi, non credo che faciliti, no? Anche il piccolo movimento quando stanno effettuando un pick up. Certo, questo poi non è che invalida la procedura, altrimenti ovviamente loro farebbero sempre solo con. Però ecco, questo proprio per dire che le paure poi spesso sono da ambe le parti, no? Non sono soltanto Questo è le un nostre. pensiero che in qualche modo ti rilassa, Sì. no? Che non sei l'unica vittima, tra virgolette. Allora, adesso, eccomi, io sono un'allergica, ho quasi sempre crisi di asma. Loro mi mettevano subito il cortisone in flebo, ma risveglio avevo comunque male, però tutti fantastici perché mi spiegavano bene. Ciao Olga. Allora, Angela, sentivo sempre un dolore terribile, ci credo. Mi dicevano tieni duro perché mi muovevo sempre troppo. Madonna, Angela, mamma mia, che tenerezza. Ma è Sì. troppo brutto. In entrambi i Antonella. casi, se posso, che così prendo Sì. anche prima loro due, grazie della condivisione, si torna sempre lì, cioè che poi anche quello che dicevo l'altra volta, cioè il fondamentale rapporto con il centro e con i medici che ci stanno seguendo, perché che sono un'allergica e che quindi devo studiare insieme a loro il modo per bypassare questo problema. Perché poi rimaniamo sempre un po' come se fosse la nostra matrioska sul fatto che noi desideriamo un figlio e facciamola qualsiasi cosa per poterlo avere. Ma rimane sempre anche prioritario la mia salute. È E a certo, volte noi ci dimentichiamo perché siamo così totalmente. abituate a pensare, no? Tipo Giovanna d'Arco al mio obiettivo, che è fondamentale, va assolutamente rispettato, da perdere di vista. Ma sì, ma anche se mi affettassero il femore io ci vado, no? Ah, ma sì, ma cosa vuoi che... Ma non mi interessa se mi fa male l'effetto collaterale, fammi quello che devi. In realtà no, lì è fondamentale, perché poi la paura di un'allergia sotto sedazione è importante, quindi quanto è importante poi potersi, tu prima mi chiedevi le strategie, sapere di potersi affidare perché sono nelle mani giuste. In tutte quelle occasioni dove io non ho in mano la mia situazione, ci rode tantissimo a tutti in qualsiasi situazione, non avere la situazione sotto controllo, la nostra mente è geneticamente modificata per non accettarlo. La nostra mente è come un computer che gli deve tornare tutto. Quando non gli torna una cosa, continua a rimanere lì nel loop e si impalla come il computer finché non riesce a trovarla. Il perdere il controllo alla nostra mente non gli piace, ma ci sono, è inevitabile, ogni volta che ci addormentiamo la sera, quando abbiamo una sedazione profonda, ci sono quelle tutte le variabili messe in gioco nel nostro percorso di PMA, non possiamo avere in mano, purtroppo, la concretezza e le redini della situazione. E allora lì la cosa fondamentale è sapersi affidare a quelle persone che meritano la mia fiducia. E certo, però è difficile. È difficile. Allora, Antonella scrive: mi è capitata proprio l'ultima sedazione di pick-up. Ero talmente in ansia che appena svegliata ero più nervosa di prima. Più in ansia, è stato bruttissimo, forse troppa adrenalina. Ok. I risvegli da sedazione sono vari ed eventuali, nel senso c'è chi è tranquillo, c'è chi straparla, c'è chi... Io penso anche questo, è vero che è un... Capisco perfettamente e veramente in maniera profonda che è un nostro problema, no? Ma per loro no, cioè passatemi il termine, per loro è una routine, quasi una Ah, sì. normalità. È un po' come quando, sì, visto che oggi siamo proprio spregiudicati e ci diciamo le cose senza filtri, è un po' come quando si va dal ginecologo e uno dice: ah, però dottore, non sono riuscita a depilarmi perché sai, il Covid, le feste sono purtroppo chiuse, mi dispiace, ti senti imbarazzata, no? E lui ti Sì. dice: guardi signora, a me che lei abbia i peletti o meno non mi interessa più che altro l'igiene. Per il resto va benissimo, cioè siamo più noi che giustamente, no, per nostra dignità vorremmo sempre essere in una certa maniera, ma per loro è quasi abituale vedere tanti tipi di risveglio, non gli danno così peso come magari ne diamo noi. Poi appunto se tra le persone che seguono ci sono infermiere o persone appunto magari ce lo possono
ce lo possono dire, no? Come viene vissuto. Come la viene vissuta? Beh, sì, ragazzi, sto compilando un file, anziché scrivere otto sigle, ho scritto TSH, sono troppo nervosa della pianura. Beh, sì, stai attenta. Ciao Michela, ciao zia, ciao Rita. Ciao Francesca. Allora, un'altra paura, oltre superato, ci siamo tolte questo pick-up. Quindi l'abbiamo fatto, come ci svegliamo? Ci svegliamo dall'anestesia. La paura seguente è quella ok, questi ovociti erano pieni? Erano vuoti? Quanti erano? Prima c'è quella, e quella, vabbè, la sappiamo in giornata, di regola, no? Poi bisogna capire se fecondano, e lì ci sono quei 2 o 3 giorni un po' brutti, no? Certo, quelli sono tosti, no? Quelli sono tosti. Ci sono tanti momenti che cadenzano, che abbiamo più livelli di paura, che a volte raggiungono il terrore, a volte raggiungono solo il timore, a volte quasi impercepibile, come se fosse un leggero cinismo. E sì, il primo referto di diagnosi, quei famosi 3 giorni, come poi sono il discorso delle beta dopo, è il massimo picco di paura. Anche lì, come si affronta? Si lascia andare la paura così com'è. Cioè, non dobbiamo aver paura, è un paradosso e cerco di spiegarvelo bene. Se io no, provo questa emozione, ma non gli do sfogo, è come se a un certo punto rimanesse bloccata. Ma non si sta smaltendo, resta bloccata. È vero. Quindi o prolungo l'agonia per tot tempo perché viene smaltita quindi meno velocemente, oppure sempre la nostra bellissima mente è abituata a farci capire che lei ha paura e quindi la sposta e quindi può diventare quella famosa somatizzazione, no? Un qualcosa di emotivo che diventa anche fisico, mi fa venire il mal di testa, il mal di pancia, la gastrite. Certo, è vero.